su una città già martoriata in questi anni da tagli, sforbiciate, discriminazioni, ingiustizie, gabbie normative e vincoli finanziari, si sono abbattuti due meteoriti negli ultimi giorni, evidentemente non sapendo più come arrestare la rinascita di Napoli, fatta da passione, capitale umano, orgoglio dei napoletani, piombano due debiti dello Stato, non dei napoletani, non dei consigli comunali, non di questa città. Addirittura l'attacco delle meteoriti istituzionali trovano origine nel debito del terremoto dell'81, del commissariamento cosiddetto CR8 e il debito dell'emergenza rifiuti di 10 anni fa. Commissariamenti, Stato, la città paga e ce lo vogliono far pagare chi lo sa per quanto tempo, se pensiamo solo al debito dell'81. La città subisce il terremoto, calamità naturale, le nefandezze di quel periodo. Adesso lo Stato non paga il debito, ci dicono che lo dobbiamo pagare noi, ci dicono che dobbiamo pagare una sanzione per equivalente di 100 milioni per non aver pagato il debito, ci hanno pignorato la cassa perché lo Stato non ha pagato il debito, abbiamo pagato gli interessi. E così l'emergenza rifiuti. Questa città si libera dall'emergenza, rompe le cricche, scassa il sistema camorra, politica e affari, paghiamo le tasse più alte per colpa di quel periodo e adesso dobbiamo pagare anche la multa perché lo Stato non paga. Beh, è usura di Stato, è attacco alla città. Da sindaco, da ex magistrato faccio davvero fatica a mantenere quel senso delle istituzioni che noi sempre dobbiamo mantenere, ma di fronte alle ingiustizie non basta il sindaco, non bastano le iniziative istituzionali, non bastano le lotte che ci tolgono voce e ci tolgono ormai anche il tempo, perché più di lavorare 24 ore al giorno non sappiamo come fare e stiamo lottando veramente in modo strenuo, stiamo provando in queste ore a non far pesare sulla città la certezza che questi macigni possono provocare macelleria sociale senza precedenti. È evidente che queste meteoriti istituzionali hanno un chiaro obiettivo, quello di fermare la rinascita di Napoli, interrompere questa grande esperienza napoletana, politica, cittadina, popolare, amministrativa, fatta di autonomia, coraggio, mani pulite, rottura del sistema e addirittura capacità di raggiungere le vette senza un euro, ma solo con passione e capitale umano. Noi non ci arrendiamo, non ci arrendiamo, non molliamo, l'ingiustizia è talmente grande che ha rafforzato il nostro animo, il nostro cuore e la nostra voglia di lottare. C'è bisogno dell'unità del popolo, quella unità che è capace di affrontare ogni ostacolo, ogni frazionismo, ogni attacco, ogni ingiustizia, e io sono convinto che vinceremo anche questa battaglia, che non è solo per Napoli, è per tutte le ingiustizie, è per i diritti e i bisogni delle persone, è per i tanti comuni d'Italia che verranno a lottare insieme a noi. Da Napoli parte il cuore di questa grande battaglia contro il debito ingiusto, per la libertà, per i diritti, per i bisogni e soprattutto perché quando l'ingiustizia è troppo grande, la ribellione non è un diritto, è un dovere. Ed una importante iniziativa di lotta, di assemblea popolare, di unità della città e dei suoi abitanti sarà il 14 aprile, sabato, alle ore 10 a Piazza Municipio, davanti Palazzo San Giacomo, il palazzo della città, il palazzo del popolo napoletano.